Interventi in dichiarazione di voto. Consigliere Terranova, prego consigliere, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Indubbiamente il tipo di problema che è segnalato e riportato e rappresentato da questa mozione è ben noto e anche riscontrabile purtroppo con una frequenza sempre maggiore. La mozione in realtà è articolata su varie modalità, che sono quella di sostanzialmente porre l'attenzione, o meglio far porre l'attenzione ad altri livelli istituzionali sul problema attraverso l'approvazione di una proposta di legge già presentata, attraverso, diciamo, il sollecito alla Regione Lazio per la realizzazione di centri anti-stalking, e infine a una proposta per l'istituzione di sportelli specifici sul territorio di Roma Capitale, demandata alla responsabilità del Comune. Allora, voglio far presente che contestualmente ho ricevuto notizia che almeno nel municipio 14, non so se in altri municipi, Fratelli d'Italia stessa ha presentato una proposta per la realizzazione di sportelli per trattare un altro problema che fa, diciamo, sta sempre nell'ambito di questa sfera, ma è sostanzialmente diverso, è quello che fa riferimento all'anatocismo bancario. Allora, più che una dichiarazione di voto, questa vorrebbe essere una proposta per rendere un po' più organica tutte queste iniziative, che indubbiamente possono trovare una realizzazione, una concretizzazione all'interno di iniziative che il Comune e quindi che Roma Capitale può prendere. Allora, la mia proposta, ho già anche parlato con la Presidente della Commissione Politiche Sociali, è quella magari eventualmente di impegnarci a lavorare in Commissione su questi aspetti, prendendo in considerazione anche le altre proposte che avete fatto nei municipi, e trovare eventualmente la possibilità di fare un documento più organico che abbia anche dei riferimenti, diciamo, più concreti e realizzabili. Qui si fa riferimento al supporto delle associazioni, nell'altro caso si fa riferimento al supporto invece di professionisti a titolo gratuito. Dunque la proposta della maggioranza è quella eventualmente di istituire una commissione proprio dedicata a questo argomento e magari in questo momento ritirare questo provvedimento e arrivare anche a un provvedimento delle due commissioni congiunte che vada nella direzione che è auspicata da questo documento. Quindi, insomma, la proposta è questa. Nell'eventualità, insomma, comunque, in caso contrario, ci asterremo proprio perché comunque condividiamo lo spirito di questa iniziativa, ma riterremmo più utile un lavoro più organico e attento. Grazie.